Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana, come periodicamente facciamo, ci occupiamo di scuola e lo facciamo alla luce dei fatti di cronaca delle ultime settimane proprio nella nostra regione. Ci sono alcune situazioni che hanno richiamato purtroppo l'attenzione soprattutto sul tema della edilizia scolastica, della sua obsolescenza nei plessi che ormai risalgono alcuni anche all'inizio del secolo scorso e soprattutto al tema della prevenzione delle responsabilità quando accadono fatti come quello che per esempio hanno privato la città di Teramo del suo edificio scolastico storico, ma soprattutto di un plesso che ospitava centinaia e centinaia di studenti dall'oggi al domani. Ecco, sono dinamiche che poi cambiano anche la vita delle persone, delle famiglie, degli studenti, dei genitori, anche persino la vita commerciale di strade e di attività che sono legate alla scuola, che è sì un luogo di formazione, ma anche un luogo che determina tutta una serie di altri interessi, di altre situazioni economiche, ma soprattutto che incide sulla vita delle persone nella sua organizzazione. La domanda a cui chiamo i miei ospiti a rispondere, ve li presento tra pochissimo, è questa. Quello che accade può essere prevenuto, cioè a che punto siamo sulla nostra regione, sul nostro territorio, rispetto alla situazione dei plessi scolastici in generale e nello specifico se ci sono campanelli d'allarme già da ora per altre situazioni. Chi deve prendersi la responsabilità? Perché poi alla fine arriva la magistratura che se la prende anche suo malgrado, perché poi ovviamente non è che faccia piacere mettere sotto sequestro le scuole. Quindi un problema molto complesso in cui in quest'ora cercheremo di capire quali sono i punti di vista. Io ho invitato tre ospiti che però hanno anche dal punto di vista professionale della loro storia delle risposte da dare anche in una veste e anche in un'altra. Vi spiego subito il perché. Saluto e ringrazio intanto Diego Ferrara, sindaco di Chieti. Buonasera. Grazie. Buonasera. Il sindaco viene chiamato in causa ovviamente per le situazioni di sua competenza per quel che riguarda le scuole fino diciamo alle medie, per capirci, quindi non ha competenza sulle scuole superiori, quindi per esempio rispetto alla situazione dell'industriale di Chieti il sindaco in teoria non ha competenza che invece ha la provincia, però il sindaco poi si trova di fronte appunto al problema del traffico, al problema degli orari, al problema dell'organizzazione di una città, anche se accade alle superiori, quindi è giusto che si capisca anche quali sono i problemi che incontra. Saluto e ringrazio Carlo Frascari, buonasera. Buonasera, grazie. Che oltre a essere segretario regionale dello SNALS è stato preside per insomma, gran parte della sua carriera e che quindi ci dirà dall'interno della scuola, dell'amministrazione scolastica, quali sono le problematiche che si incontrano nella gestione dei plessi e che si incontrano, ahimè, dicevo sempre di più perché sono sempre più obsoleti. E poi abbiamo il presidente della provincia, perché è giusto, ovviamente la provincia è protagonista in queste vicende, dell'Aquila, Angelo Caruso. Buonasera, buonasera presidente, che però è anche avvocato. Ecco, dicevo, c'è sempre una seconda veste perché è anche avvocato e quindi ci dirà dal punto di vista legale anche quali dinamiche si scatenano quando poi entra anche in ballo la magistratura, perché insomma alla fine la situazione finisce spesso e volentieri con la carta bollata. Allora, io inizierei da Carlo Frascari, nel ricordare che ieri c'è stata la manifestazione del mondo della scuola unitaria, la giornata di sciopero, di mobilitazione, ma al di là delle posizioni sindacali, gli chiedo di fare una fotografia rispetto alle premesse che io ho enunciato, senza parlare poi anche dei fatti specifici, cui ci occuperemo tra poco anche con la situazione del Delfico, però per dire l'Abruzzo come sta messo rispetto agli studi che voi avete, ai dati che voi avete, sulla datazione, sulla qualità dei servizi dei plessi scolastici di questa regione. Sì, grazie direttore per questa diciamo trasmissione che accende una luce su questioni molto complesse, diciamolo subito, e aggiungerei per iniziare che nessuno ha la bacchetta magica, né gli enti locali, né diciamo, gli istituti scolastici,
Però bisogna capire a che punto si è in Abruzzo, cioè che realtà abbiamo. Quindi dobbiamo partire da un dato di contesto. Allora, noi abbiamo in questa regione più di 1100 plessi scolastici che ospitano giornalmente circa 150.000 persone tra docenti, non docenti e alunni. E questo chiaramente si allarga all'interesse delle famiglie, come sappiamo, perché la scuola è un pianeta che ha una forte aderenza, insomma, sul territorio. Bene, di questi istituti circa un quarto si trova in zona sismica 1, che è quella più, diciamo, complessa dal punto di vista, più pericolosa, e altre 300 circa sono in zona sismica 2. Quindi la nostra regione è una regione, comunque la vogliamo mettere, a rischio sismico, perché questo lo dicono i dati. L'ultimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla Sicurezza Scuola, il 22esimo rapporto, che Cittadinanza Attiva, diciamo così, opera da anni su questo versante insieme alla Protezione Civile, dà una fotografia purtroppo ancora complessa, non sicura, della visione dell'Abruzzo e dell'Italia. Allora, sappiamo tutti che almeno il 50-55% degli edifici in Italia, e l'Abruzzo non si discosta da questo problema, non ha i requisiti tecnici certificati per la sicurezza. Questo è un problema che si trascina da tempo ed è un problema che riguarda quindi gli enti locali, quindi, come diceva prima il direttore, per quanto riguarda i comuni, il primo ciclo sostanzialmente, e per quanto riguarda le province, il secondo ciclo di istruzione. Non parliamo dell'università, perché poi ci sarebbe da fare un discorso tutto diverso e complesso. Bene, allora è ovvio che davanti a una cosa di questo genere, pretendere che in 2 anni si risolva il problema sarebbe, insomma, assurdo. Il problema dell'edilizia si può, diciamo così, della sicurezza dell'edilizia, si può dividere in 2 parti. Quella sulle strutture vere e proprie e sulla sicurezza interna, cioè quello che si fa appunto dentro le scuole per la prevenzione. Partirei da questo secondo dato, perché per mia esperienza anche personale, l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva, in realtà, che ho letto pochi giorni fa, perché è stato pubblicato alla metà di settembre, in realtà mette in luce una cosa che francamente non mi aspettavo, e cioè che all'interno degli istituti scolastici della nostra regione si registra una percentuale di presenza di procedure preventive, quindi il DVR per dire, cioè il documento per la valutazione dei rischi, e i documenti per diciamo, il complesso della evacuazione, chiamiamola così, che è il più basso d'Italia. Cioè parliamo del 40-45% degli istituti che hanno queste dotati, quindi il 60% probabilmente. Ora, questa è stata fatta a secondo, insomma, un'indagine. Non mi aspettavo questo, francamente. Questa è una delle cose che secondo me può essere più velocemente risolta. È chiaro che gli attori in questo caso sono quelli che vivono nella scuola, e quindi i capi di istituto, e coloro che stanno intorno ai tavoli decisionali. Secondo me questo avviene per un motivo, direttore, perché le scuole non hanno una sede centrale e basta, cioè questi documenti devono essere necessariamente redatti per ogni singolo plesso. Sì. E siccome la nostra regione, come sappiamo tutti, ha una particolare, diciamo, dislocazione degli istituti, dove a fronte di una sede centrale alle volte ci sono 6-7 plessi distribuiti in alcuni casi su 4-5 comuni, però qui il comune, diciamo, non è che sia l'attore principale. Allora, questo fatto naturalmente rende complessa la redazione di queste idee, di questi documenti, ma sono necessari per dare un minimo di sicurezza in caso di pericolo. Quindi questa è una cosa che vorrei mettere in evidenza, stimolando diciamo, le scuole a procedere dove non ci sono ancora queste situazioni. E poi c'è la sicurezza esterna, cioè quella, diciamo, degli edifici, che, se mi permette, vorrei fare nel secondo intervento, sì, perché vorrei approfondire alcune questioni. Perché su questo io poi voglio sentire appunto i proprietari degli edifici, sì, perché poi i proprietari sono loro, i sindaci, perché
ho dimenticato di dire che Angelo Caruso è anche sindaco di Castel di Sangro, dove c'è una scuola superiore peraltro, e appunto se succede qualcosa poi è il proprietario che ne risponde, se succede qualcosa che tutti vorremmo scongiurare che avvenisse. Allora io chiedo a loro che sono politici di spogliarsi anche dei panni politici di parte, di fare gli amministratori a rispondere alla mia domanda, che è una domanda demagogica, provocatoriamente demagogica. L'Italia ha avuto due occasioni, super bonus, e ha avuto anche l'occasione del PNRR. Voi da padroni di casa, se fosse stata casa vostra, perché è casa vostra ogni scuola del vostro territorio, non avreste indirizzato prioritariamente i fondi per risolvere quei problemi di cui parla il professor Frascari? C'è stato un limite nella progettazione, e soprattutto adesso voi da padrone di casa, quanti soldi avete per poter intervenire su quei problemi? Ferrara. Allora, intanto buongiorno e grazie direttore. Alla sua prefazione iniziale della trasmissione, quando parlava di prevenzione, io non solo la sottolineo questa parola, ma credo che vada implementata anche con altre due caratteristiche che devono appunto caratterizzare l'attività di un ente o di enti pubblici: prevenzione, lungimiranza e soprattutto collaborazione, condivisione dei problemi con tutti gli altri enti pubblici attori di una problematica. Perché dico questo? Perché noi a Chieti abbiamo attualmente due esempi di collaborazione tra enti pubblici che portano giovamento al problema della sicurezza scolastica. Pochi giorni fa è stato inaugurato il nuovo edificio del liceo scientifico Masci all'interno della caserma Berardi, dopo ben 10 anni dall'inizio dell'accordo di programma tra enti pubblici, quindi provincia, demanio, provveditorato, comune. Adesso si sta provvedendo alla ristrutturazione dell'istituto tecnico Savoia, sempre lì vicino, per dare maggiore sicurezza. Certo, occorrono, diciamocelo francamente, tanti soldi, e questi soldi ovviamente devono essere ripartiti a seconda della responsabilità sul progetto stesso. Facciamo l'esempio di Chieti e di quelle scuole di competenza e pertinenza del comune, che sono gli asili, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, cioè le medie. Noi abbiamo queste scuole divise, accorpate e divise in 23 plessi, in 4 comprensivi, divisi in 4 comprensivi. Abbiamo intercettato attraverso il PNRR dei fondi per circa 6 milioni di euro, che abbiamo utilizzato finora non solo per la messa in sicurezza, la ristrutturazione di varie scuole, per l'adeguamento sismico, per il miglioramento sismico, ma con questi soldi abbiamo messo in opera e la ristrutturazione, perché questa è una cosa importante, anche di mense scolastiche, che di cui alcune scuole erano prive o poco funzionanti. Stiamo costruendo un nuovo asilo nel villaggio del Mediterraneo e ne stiamo ristrutturando un altro in Viale Amendola, in pieno centro. Quindi rispondo alla sua domanda. E certo, gli enti locali, soprattutto per le scuole di propria competenza, deve fare estremamente attenzione
alla intercettazione di fondi, perché senza soldi un ente comunale o con pochi soldi può far ben poco. Però è ovvio che la sicurezza dei ragazzi e le scuole è l'interesse primario per un ente locale. Sulle scuole di non pertinenza specifica e diretta del comune, il comune interviene per mitigare tutte quelle criticità che un intervento di ristrutturazione può determinare. Certo. Quindi il traffico, parlare con la preside per la preside in questione di tutte le cose di cui ha bisogno e quant'altro. Quindi l'ente comunale è sempre il baluardo finale, e il sindaco, nel bene e nel male, perché si parla appunto anche di responsabilità, è comunque consapevole delle proprie responsabilità, è consapevole che i cittadini, le famiglie e i ragazzi alla fine si rivolgono comunque a lui. In provincia dell'Aquila c'è anche l'aggravante del terremoto, quindi la situazione di scuole che sono ancora nei MUS, perché comunque ormai da anni vive una situazione di emergenza determinata da altri eventi, appunto sono quelli della necessaria ristrutturazione di edifici. Ecco, sulle occasioni perse però vorrei sentire anche il presidente della provincia Caruso, oltre credo anche ai lavori che sono stati intercettati in questi tempi per le situazioni più critiche, però non, i fondi non bastano mai. Sì, grazie direttore. Vabbè, ovviamente un tema straordinariamente importante ed attuale. Intanto facciamo un breve escursus su quello che è stato un po' il fenomeno della contribuzione pubblica. Si faceva cenno al PNRR. Noi purtroppo dobbiamo necessariamente stigmatizzare quelle scelte fatte in quell'occasione. Abbiamo purtroppo dato priorità con finanziamenti davvero consistenti a quello che era un sistema privatistico, che evidentemente non aveva bisogno di questa assistenza. Super bonus, massiccia, certo. E abbiamo poi anche subito una sperequazione nella definizione del perimetro dei fondi dedicati all'edilizia scolastica, ovvero 800 milioni di euro dedicati a scuole superiori e anche di secondo grado, 2 miliardi per gli asili nido. Cioè, dal punto di vista della nobiltà del pensiero, nulla questo, ma in ordine di priorità e di emergenza, purtroppo questo criterio non regge. 800 milioni sarebbe persino il fabbisogno inferiore a quello dell'Abruzzo. Quindi questo è il dato che emerge all'esito di questa programmazione. E d'altro canto, immaginiamo quale potrà essere, vista la eccezionale portata del PNRR, la programmazione sull'edilizia scolastica negli anni a venire. Io dico sempre, dove ci presenteremo più a chiedere fondi per l'edilizia scolastica, quando ci diranno tutti, ma come? Ci sono stati 280 milioni di euro PNRR, ancora soldi per l'edilizia? In realtà nulla, è veramente, sono quisquiglie, forse sì e no, ogni provincia mediamente ha beccato un finanziamento, e vi sfido anche con quale criterio poi attribuire o individuare. Anche una provincia terremotata. Sì, quello è il dato. Noi viaggiamo con i fondi del sisma sul piano, ma quello è circoscritto sul cratere. Poi tutto ciò che va al di fuori del cratere, purtroppo altre regole, altri criteri, sono quelle generali che valgono per tutta l'Italia. Questo anche a lei, per esempio, non ha fatto piacere chiudere quella scuola a Sulmona? No, noi, allora, poi c'è tutto un altro elemento che fa parte un po' della premessa. A un certo punto l'ordinamento introduce l'obbligo della vulnerabilità. Vulnerabilità è un campo davvero variegato. Io ebbi la fortuna, senza citare il nome, di consultare un luminare in materia di tecnica delle ricostruzioni, e mi disse: guarda Presidente, lasci stare, se noi mettiamo in 10 stanze diverse 10 super esperti di calcoli di vulnerabilità, usciranno 10 esiti diversi, ma anche notevolmente diversi, perché uno dipende dal grado di approfondimento della costruzione di cui si parla, e secondo del modello di calcolo. Quindi anche qui apriamo uno scenario impressionante in termini di affidabilità di queste valutazioni.
però questo è il dato che rileva ai fini del mantenimento in essere, quindi in esercizio di una scuola o della chiusura, quello che è accaduto sostanzialmente al mio collega di Teramo. Quindi fondamentalmente abbiamo uno scenario che non dà certezza di nulla se non da un punto di vista formale. È quello che temevo. Da un punto di vista formale, quindi se ci affidiamo al dato formale noi possiamo in qualche modo individuare la soglia della sicurezza, che è una sicurezza propria, cioè dell'ente o della struttura, dell'apparato e della responsabilità che in qualche modo sconda l'esimente, poiché uno ha in qualche modo le carte sono a posto. La realtà è che sono scuole degli anni 30, anni 40, quando va bene degli anni 50. Non solo, e se vogliamo affidarci a un dato storico che io penso che abbia la sua importanza, noi nei fenomeni degli ultimi 30-40 anni abbiamo due episodi che riguardano le scuole: San Giuliano, scuola manomessa, quindi in qualche modo, e la casa dello studente. Sì. In entrambi i casi c'è stato qualcosa che ha alterato il criterio costruttivo originale. Sì. Quindi, però dico anche che tutto ciò che ha subito sismi di quella portata, tutto sommato, non ha determinato eventi. Su San Giuliano torno con una considerazione da fare anche ovviamente sulla casa dello studente tra poco, perché qualcuno potrebbe dire: ma sì, state parlando da quasi mezz'ora, non ancora parla uno studente, non abbiamo sentito la voce della comunità scolastica, che è quella più colpita. Abbiamo deciso di sentire i ragazzi, gli studenti del Delfico, anche le loro famiglie a Teramo. Il servizio di Federico Di Luigi, che ci aprirà ulteriori riflessioni. I lavoratori dell'Istituto Delfico di Teramo, recentemente sequestrato, hanno scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un documento fatto per denunciare le criticità che vivono in particolare anche gli studenti convittori, che privati degli spazi adeguati allo studio e della normale vita convittuale sono temporaneamente alloggiati grazie all'intervento degli enti territoriali in una struttura alberghiera locale, il cui costo è garantito esclusivamente per il primo mese. Inoltre gli alunni del liceo coreutico sono stati privati delle aule danza necessarie per svolgere le attività coreutiche, cosa che sta compromettendo seriamente il loro percorso formativo. Abbiamo deciso di scrivere al Presidente della Repubblica con tutti quanti quelli che lavorano all'interno della struttura del Delfico, quindi sono sia docenti, altro personale del classico, cioè quella che è l'Istituto di Istruzione Superiore Delfico Montauti, e sia con il personale nostro, che è quello del convitto, anche a sostegno del lavoro che hanno fatto i nostri dirigenti scolastici. Però abbiamo voluto scrivere perché abbiamo voluto rivendicare il diritto allo studio dei ragazzi e anche il fatto che abbiamo bisogno di una prospettiva a lungo termine anche da offrire a chi volesse iscriversi alle nostre scuole. Quindi c'è bisogno, adesso gli enti locali devo dire si sono adoperati al massimo, anche perché si è visto che non è che ci siano tante soluzioni immediate sul territorio, però le nostre scuole sono disseminate tra la Gammarana, San Berardo, la Cona, il centro, gli alberghi e delle strutture alberghiere che hanno ricevuto i nostri studenti. Invece il convitto ha bisogno della sua verticalità, quindi primaria, medie, scuole annesse, anche il classico ha bisogno, per esempio per le scuole, per gli indirizzi dell'europeo, gli indirizzi del musicale, della struttura del convitto vicina, perché il convitto significa un luogo in cui si può mangiare, in cui si può studiare, convitto. E quindi questa verticalità, questa complessità della nostra struttura scolastica va assolutamente ripristinata. Il rischio, se no, qual è? Che perderemo il convitto a Teramo. È inutile pensare di salvare le scuole annesse se perdiamo il convitto. Perdiamo il classico a Teramo, questa istituzione è così importante. Quindi abbiamo bisogno di una prospettiva, di un luogo in cui poter far scuola insieme, fornendo questa caratteristica di verticalità e anche il fatto che lì noi facciamo 500 pasti al giorno, quindi non è che lo possiamo sostituire con dei palliativi. Va bene adesso per ridare il diritto allo studio, ma un domani non andrà bene più. A quasi un mese dal sequestro della struttura sono state già diverse le manifestazioni organizzate dagli studenti, che continuano a chiedere di poter tornare dentro la loro scuola. Sabato si è svolta l'ultima manifestazione, è andata bene, il messaggio che volevamo lanciare è stato lanciato, è arrivato, e non ci fermeremo qui perché continueremo a farci sentire. Non era l'ultimo giorno sabato, e andremo avanti finché non avremo la nostra scuola in sicurezza e nei tempi. Voi entrate alle ore 14 fino alla sera tardi, come si fa a fare i compiti, soprattutto poi come si fanno a portare avanti le attività extrascolastiche?
Fare i compiti forse è il minore dei problemi, diciamo che quasi abbiamo dovuto rinunciare alle nostre attività pomeridiane, a uscire magari talvolta con gli amici, a frequentare persone e soprattutto a rinunciare alla vita sociale, al contatto di cui noi adolescenti abbiamo bisogno. Le famiglie sicuramente stanno soffrendo, se possiamo dire così, stanno subendo i danni di noi ragazzi perché si trovano in difficoltà negli spostamenti e a rivedere tutta l'organizzazione familiare che può essere banalmente anche quella dei pasti o del portare a scuola i ragazzi e le attività sportive. Cosa chiedete alla politica? Chiediamo più ascolto per noi giovani, per noi ragazzi e per il nostro futuro, più attenzione. Caro Frascari, le chiedo di commentare, insomma, anche dal punto di vista degli insegnanti, con una voce che mancava, c'è lei naturalmente a rappresentarla in questa storia del Delfico, insomma, anche, c'è anche un tema che poneva il vicepresidente del Convitto Rabuffo, cioè vale a dire, poi c'è anche un problema di reputazione per una scuola. Io ricordo a Pescara quando ci fu, persino per una cosa positiva, quindi per la costruzione di una nuova sede, il blocco parziale del Marconi, e il preside si lamentava, dice ma adesso chi si iscriverà più alla nostra scuola, rischiamo di, perché adesso c'è anche una competitività tra gli istituti superiori. Ecco, c'è anche questo tema che viene vissuto da una comunità scolastica come una vera e propria ferita. Sì, le questioni sul tappeto sono tante. Io volevo ripartire da quello che dice il presidente della provincia. Qui bisogna vedere, alla fine di questo discorso del PNRR, che sembra debba risolvere tutti i problemi italiani, insomma. E no, così non è. Così non è già risolti, perché entro il 2026 deve essere tutto abbassato. Appunto, ma credo che il 2026 sia troppo presto per dire che abbiamo risolto i problemi, ma comunque i fondi, sì, diciamo consistenti, non riusciranno a risolvere tutti i problemi delle tizie. Magari, come diceva il Presidente, risolversi il 10%, siamo già contenti. Vabbè, ma a parte questo che quindi condivido. La questione è, partiamo dal Delfico. Il direttore ha citato il Marconi di Pescara. E com'è finita quella storia? Beh, adesso c'è una scuola. Ma quindi si è demolita la vecchia scuola e si è fatta una scuola nuova. Allora io può darsi pure che dirò una cosa che non piacerà a molti, ma noi siamo certi di poter fare una scuola sicura con l'attuale struttura del Delfico, con annesso il convitto e tutto, con interventi che diano sicurezza? Perché il problema è, mettiamo che il ricorso arrivi a un dissequestro dell'edificio e si ricomincia a lavorare là. Con che spirito andranno i ragazzi, gli insegnanti, a lavorare in un edificio di cui non si conosce bene la sicurezza? Perché siccome, come aveva detto il Presidente, è una guerra fra perizie, allora se non c'è una certezza, in realtà si va con l'incertezza. Posso chiedere che cosa rischia un preside in questo caso? Allora, rischia molto. Che abbiamo avuto un preside che è quello di un altro convitto, quello dell'Aquila, che è stato graziato dal Presidente della Repubblica dopo essere stato diciamo finito in galera. Diciamo che quello ci ha rimesso la vita. Quando c'è stato il terremoto. Ci ha rimesso la vita con quell'episodio, perché gli erano state date delle assicurazioni, diciamo, sulla struttura, nonostante che ci fossero quelle scosse, vabbè, la storia la conoscono tutti. Però alla fine ha pagato pure lui, insomma. Che cosa ha pagato in realtà? Non avere il coraggio di chiudere la scuola. Vabbè, avrà fatto i suoi errori di valutazione. Però lì il Delfico adesso è diverso, perché c'è una procura che ha bloccato l'istituto perché è ritenuto non sicuro. Allora io mi chiedo, se si arriva al dissequestro, si dovrà arrivare attraverso un'altra perizia che dirà magari che gli indici sono lì, ai limiti, ma poi le persone che entreranno là dentro a lavorare, con che spirito ci andranno? Questo è il problema. Allora, i ragazzi hanno ragione, devono avere una scuola, ma siamo certi che alla fine di questo discorso non sia più logico pensare a una ristrutturazione definitiva, che è quella che è accaduta a Pescara, perché lì ci sarebbe la possibilità di avere una scuola assolutamente sicura sotto l'aspetto sismico, dell'antincendio, cose che adesso lì qualunque cosa si voglia fare non credo che si arriverà al 100% la sicurezza. Quindi questo è un problema fondamentale. Nonostante questo però, nessuno disconosce che una scuola come quella di Teramo, insomma, è un simbolo, ma non bastano i simboli, direttore. Qui bisogna avere la sicurezza quando uno sta all'interno di un edificio. La sicurezza in questo caso lì
Vabbè, un perito sì, un perito no, ma non c'è questa certezza. Allora io francamente da genitore non mi sentirei sì. sicuro quando mio figlio lei va a fare il sonno. Lei ha assolutamente ragione, professore, e io voglio essere ancora più provocatorio di lei ponendo la questione ai due amministratori che comprende appunto anche sulla impopolarità di quello che sto per dire, che hanno detto, che ho letto e che mi è parsa una considerazione importante sulla vicenda del Delfico. A Teramo dovrebbero essere orgogliosi dei magistrati che hanno, perché questi, se ci fossero stati gli stessi magistrati a Giuliano di Puglia, se ci fossero stati gli stessi magistrati in alcuni posti dove sono avvenuti terremoti che purtroppo hanno determinato vittime, e oltre che il crollo di edifici a cui faceva riferimento Angelo Caruso, probabilmente alcune cose non sarebbero accadute, esatto. O meglio, gli effetti degli eventi tellurici non avrebbero prodotto vittime. E questa è la grande preoccupazione che avete anche, certo. che hanno avuto i magistrati di Teramo, perché ovviamente a fronte di quella, di quel contesto sono gli ultimi a poter essere contestati. E devo dire, appunto, grazie alla procura di Teramo. Ma voi avete anche, quando dormite la notte, sindaci, sì. preoccupazioni di questo tipo, Ferrara? Beh, certamente preoccupazioni di tutti i tipi e soprattutto questo. Mi creda, non tanto e non solo per le responsabilità personali che potrebbero appunto ricadere, ma anche e soprattutto per quella sicurezza e quelle famiglie e quei genitori e quei ragazzi di cui appunto si parlava prima, che hanno tutte le ragioni del mondo. Io comunque ritorno sempre sul discorso del dialogo tra istituzioni, e non potrò mai finire di ringraziare la prefettura. Da quando sono stato eletto sindaco ho conosciuto vari prefetti, tre prefetti insieme con l'ultimo arrivato, ebbene posso dire che tutti e tre hanno come stella polare, diciamo, della loro attività quella di riunire in tavoli tecnici periodicamente concertati tutte le istituzioni che non solo si confrontano per varie ragioni, ordine pubblico, sicurezza e quant'altro, ma anche e soprattutto per anche le scuole. E quindi io credo che questo sia il motivo e la ragione fondamentale, quella di prevenire attraverso le esperienze messe insieme dalle varie istituzioni. Sulle scuole ma come anche su altro, lei sa benissimo che a Chieti abbiamo il grosso problema del dissesto idrogeologico, ebbene sono tutte criticità che solo coralmente possono essere prese in considerazione, prevenute e risolte. Assolutamente d'accordo con lei. Chiedo anche, appunto, anche nelle vesti di avvocato, Angelo Caruso, quali sono oggi le responsabilità di un amministratore a fronte di questa situazione, soprattutto però poi anche se venisse accertata una situazione di questo tipo di inagibilità, di non utilizzabilità dei plessi, quale sarebbe lo scenario per vogliamo dire il 30-40% delle scuole in Abruzzo, non parliamo della provincia dell'Aquila, e quale sarebbe poi anche la situazione invece finanziaria che dovrebbe essere affrontata, perché poi alla fine andiamo sempre lì. Ma sì, intanto noi siamo genitori tutti, abbiamo con ogni probabilità o avuto esperienza o abbiamo ancora i nostri figli presso le scuole, quindi le nostre nottate, come diceva lei, sono anche caratterizzate da scrupoli, da pensieri di tipo etico, morale, insomma, che hanno a che fare proprio con il profilo davvero umano. Poi, ovviamente, quando scivoliamo sul piano della responsabilità giuridica, comprendiamo che un evento, diciamo,
che possa determinare situazioni di sinistri gravi, non darebbe scampo a nessuno, non fosse altro perché valgono le regole, non potevi non sapere, non potevi non attivarti, poi sei il vertice dell'amministrazione e in più hai la disponibilità della programmazione, che è sostanzialmente quella dalla quale poi dipendono le cosiddette scelte. E un amministratore sul tavolo la mattina ne ha tante da fare, quindi dovrebbe seguire un ordine sicuramente prudenziale. Posto questo aspetto, noi comunque viviamo la responsabilità di coloro che sono affidatari, custodi della parte più importante di ogni famiglia, dei figli, e una mezza giornata ce li abbiamo noi nella disponibilità proprio fisica, materiale. Beato lei, non tutti, vale per i giornalisti. Quindi questo è un po' il dato che sottende un po' alle nostre riflessioni, alle nostre valutazioni. Certamente da qui possono discendere ragionamenti molto restrittivi, però insomma è un punto d'equilibrio, grazie a Dio e con la nostra esperienza riusciamo sempre ad individuarlo. Abbiamo anche la fortuna di avere l'apparato che ci conforta adeguatamente, però certamente quando assistiamo a delle scelte scriteriate che ricordavo prima, che sono state della programmazione nazionale del PNRR, la cosa ci disarma, ci fa insomma sentire un po' abbandonati, un po' trascurati, ma soprattutto con le armi spuntate rispetto alle necessità e rispetto agli obiettivi. Allora, quello che in qualche modo io penso che debba essere oggi ancora meglio definito è un perimetro di indagini, perché le approssimazioni determinano o misure eccessive di precauzione, sono lo sgombero magari di edifici che non avrebbero questo tipo di condizioni, oppure una sottovalutazione di un problema che in realtà c'è e che magari non viene rilevato, non viene attinto a base di decisioni importanti. Quindi questo secondo me è il dato che rileva al momento, l'approfondimento scientifico della condizione degli edifici scolastici. Questo poi che significa pure? Io sono anche un po' scettico quando ci si affida a un principio affettivo, nostalgico, sa, questo è l'edificio dove siamo andati a studiare, dove abbiamo studiato, perché i nostri figli o i nostri nipoti non devono studiare qua dentro. Allora, ragazzi, no, anche perché poi quello che voleva dire anche Frasca è che poi che comunque c'è la sovrintendenza, sì, c'è tutto un. Ma non solo, io dico c'è soltanto. L'edificio ha un valore storico, un dato non si può cambiare un termosifone. Lei ha fatto il prezzo. C'è un dato culturale ed è questo. La qualità degli ambienti scolastici oggi non è quella che abbiamo concepito negli anni 30, 40, 50 e 60. Certo. Questo è dato di fondo. Abbiamo bisogno di luce, di colori, facciamocene una di sicurezza. Quindi noi abbiamo oggi ancora la tentazione di ripristinare un qualcosa che appartiene al nostro sentimento, ma non alla necessità. Perfetto. Della modernità. Questo è il mio pensiero. Quindi a volte lo scontro tra i proprietari, come ci definivi tu, e il corpo, la docenza o il corpo scolastico di dirottare un po' la scelta su qualcosa che appartiene più alle esigenze di modernità e che anche quando diceva il professore in ordine di sicurezza, la sicurezza purtroppo negli ambienti che non sono stati concepiti come tali quando queste norme non esistevano e praticamente impossibile, un artificio mettere l'ambiente, ma non riuscirai mai a raggiungere un grado di adeguata sicurezza. Oh, poi vi sentiremo Caruso e Diego Ferrara anche nella veste di politici, perché insomma voglio sentire i due schieramenti come la pensano, però la palla la butto subito alla sindacalista, perché serve per chiudere questa trasmissione anche una riflessione un po' più generale dei fondi a disposizione della scuola, messi a disposizione che ci saranno nella prossima finanziaria, non so quanti, forse non lo sa nemmeno Frascari, no, dai precedenti governi, non voglio fare un discorso di bandiera, per la scuola, e soprattutto una riflessione che facciamo parlando di malattie con il sindaco Ferrara prima che iniziasse la trasmissione a telecamere spente, cioè quanto costi molto meno la prevenzione rispetto alla cura. Ecco, la scuola ha bisogno forse di questo, ha bisogno di investimenti che abbiano la prevenzione rispetto alla gestione ordinaria dei problemi, un intervento straordinario, e soprattutto le chiedo anche per quanto riguarda i posti di lavoro, se appunto non ci sia anche in generale, non da sindacalista della scuola, ma sindacalista in generale, se ci sia tanto da lavorare per
rendere le scuole sicure una priorità dell'Italia? Assolutamente sì, l'ultima domanda è ovvio che sia, cioè il discorso della sicurezza nelle scuole innanzitutto è un discorso diciamo di cultura della sicurezza, perché il problema è possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se poi le leggi o non le applichiamo o non riusciamo ad applicarle perché mancano proprio delle risorse per applicarle, rimarranno belle leggi, insomma, come questa sul problema della sicurezza. Allora io mi chiedevo, no? Per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui si parla tantissimo, nelle scuole sono arrivate milioni a volte di euro, insomma chiaramente dipende dalla dimensione della scuola, per una serie di progetti che riguardano la didattica, che riguardano gli ambienti e le strumentazioni. Però per quanto riguarda il problema della sicurezza, nel caso specifico ne sono ben poche, diciamo sostanzialmente. Il problema della sicurezza, mi pare di capire, che riguarda sia i lavoratori e sia gli studenti, perché gli studenti sono considerati negli istituti superiori lavoratori, dall'INAIL, quindi c'è pure quest'altra questione. Quindi in questo caso abbiamo risorse necessarie per procedere verso un miglioramento? È una domanda la mia, cioè voglio dire, quando facciamo investimenti sulla scuola, una parte di queste deve essere assolutamente dedicata a questo problema che riguarda tutti, perché riguarda sia gli utenti sia i lavoratori, entrambi insomma vivono in quell'ambiente. Allora, se arrivano 1.000 euro per fare un corso di perfezionamento. Però ho chiesto anche se ci sono questi 1.000 euro. Appunto, se arrivano, bastano a fare una goccia nel mare, questo è il problema. Allora, i lavoratori della scuola e i ragazzi sono chiamati periodicamente a fare le prove di sicurezza sull'evacuazione, per esempio, che è un obbligo di legge. Per fortuna, riguardo a quella cosa che dicevamo prima, su questo pare che addirittura arriviamo al 90% dei casi di istituti che la fanno regolarmente, però direttore, se la fanno regolarmente mi chiedo perché non c'hanno il documento di valutazione rischi il 90%, ce l'hanno solo il 45%, il resto che come fa a farlo? Quindi c'è un problema anche di questo senso. Però la sicurezza è una cosa che deve riguardare tutti, per ritornare al discorso che diceva il sindaco prima, che deve riguardare tutte le istituzioni, cioè a partire dalle più alte, cioè dal governo, dai ministeri, fino a chi le deve applicare dentro gli istituti, perché nessuno può dire io non è mio compito, no, è compito di tutti. Il lavoratore che va a lavorare in una scuola e vede che in un laboratorio manca un attrezzo per la sicurezza, lo deve denunciare subito questo, perché altrimenti poi quando accade il fatto si dirà, come diceva il Presidente, di chi è la colpa? Cioè la corsa a capri espiatori è una cosa che viene post-incidente e che ci dobbiamo fare? Invece noi dobbiamo prevenire e la prevenzione è una cosa complessa. Gli altri paesi, per chiudere, hanno fatto passi in avanti su questo aspetto. Noi non è che siamo, un terzo mondo, questo non è vero. Noi abbiamo alcuni problemi da risolvere, che sono però grandi problemi, e dobbiamo incamminarci alla risoluzione. È una priorità nazionale, la dobbiamo capire prima di fare, adesso dico una cosa tanto per dire, insomma, ma non è che voglio fare polemiche politiche, perché non, fra l'altro, come lei sa, siamo un sindacato autonomo, prima di fare un ponte sul stretto di Messina, io penso che molti fondi potrebbero essere destinati a questo problema, per la scuola parlo, Sì, assolutamente, lei ha ragione, è il motivo per cui avete anche manifestato in questi giorni, lo state facendo insieme agli altri sindacati. Allora, se andiamo sinistra e destra sui fondi per la scuola, sono sufficienti in questa finanziaria da quello che è venuto a sapere sindaco? La fiscalità generale ha un investimento sulla scuola, ripeto, soprattutto sulla sicurezza, che è quella che costa di meno e poi ci fa pagare di meno se dovesse succedere qualcosa? Che idea si è fatta sul rapporto tra questo governo e la scuola? Allora,
mi deve permettere di dire una cosa, che su argomenti come la scuola e come la sanità, che sono argomenti che fanno la caratteristica distintiva della civiltà e della democrazia di un qualunque paese, dobbiamo assolutamente evitare di porre le bandierine di aree politiche. Partendo da questo presupposto, qualunque governo, secondo me, sarebbe al posto di quello attuale, potrebbe, data la situazione generale economica del nostro paese, porre dei limiti che sono evidenti, oggettivi e insufficienti per una seria programmazione, soprattutto per l'edilizia scolastica, che poi è diciamo correlata con la sicurezza stessa. Quindi rispondo alla sua domanda dicendo che sicuramente, così come per la scuola ma anche per la sanità, le misure economiche e i fondi messi eventualmente a disposizione non saranno mai sufficienti per risolvere tutti i problemi. Poi dico anche questo, se mi permette, esulando un po' dalla caratteristica della domanda. Prima si parlava appunto che molte volte mettere in sicurezza una scuola, quindi miglioramento e adeguamento sismico, che possono sembrare uguali ma sono condizioni diverse, potrebbe costare di più di abbattere una scuola e ricostruirla nuova. Su questo io sono d'accordo. L'importante è che si faccia, come d'altronde noi stiamo facendo anche a Chieti, non delocalizzare le scuole, sì, ma ricostruirle. Esatto. Ha fatto bene a dirlo. Sì. Ricostruirle laddove appunto necessita riposizionarle, perché è tutto il tessuto economico, l'indotto, ma anche il problema dei trasporti pubblici locali che viene, può essere messo in seria crisi. E noi a Chieti, appunto, grazie a questa concertazione, a questa condivisione e a questa collaborazione tra enti, abbiamo deciso che le nostre scuole, così come altre istituzioni, per esempio lei sa che in questi giorni si sta parlando nuovamente, perché stanno scadendo i termini per il progetto della cittadella giudiziaria, no? Degli uffici giudiziari, noi vogliamo che il centro storico rimanga in quella zona. Ma per l'industriale poi alla fine ci sarà una soluzione di questo tipo? Sì, sì, ma già la stanno, okay. Già la stiamo, cioè noi stiamo, la ditta, non io, sta demolendo a blocchi l'industriale, abbiamo spostato diverse classi, però l'industriale rinascerà lì dove è nato. Certo. Esatto. Allora, io chiudo con Caruso, appunto mi chiedo dal punto di vista del centrodestra, diciamo, quindi delle forze che governano questo paese, qual è lo sforzo che si è realizzato ormai in 2 anni di governo e quali sono le necessità per il mondo della scuola, soprattutto sul fronte della prevenzione? Ma intanto Carmine, ci tengo un po' a evidenziare una cosa. Noi abbiamo perso delle chance, e quando si perdono chance di una portata notevole, qualsiasi sforzo di qualsiasi governo diventa difficile recuperarlo, soprattutto rapidamente. Io le do un dato abbastanza affidabile. Periodo Covid, gestione della riapertura delle scuole del settembre 2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha speso 7 anni di spese scolastiche in 2 mesi. Questo è il dato che rileva poi per il futuro. Quindi 7 anni di spese anticipate per obiettivi e risultati assolutamente inconsistenti, penso che in qualche modo li pagheranno, li hanno pagati tutti i governi che si sono succeduti, e soprattutto li hanno pagati poi i destinatari, cioè gli studenti e il sistema scolastico in generale.
È chiaro che rispetto un po' al fabbisogno nessuno è soddisfatto, ognuno di noi si porta dietro un disappunto e si porta dietro qualche, diciamo, qualche speranza delusa, però obiettivamente è necessariamente rilevante ciò che riescono a definire le regioni, perché questo tema, questo capitolo appartiene alle regioni. E quindi forse in qualche modo potremmo attivare, sollecitare un po', diciamo un po' di più la programmazione regionale affinché venga in qualche modo attenzionata la condizione di maggiore criticità che governa ovviamente la condizione di precarietà degli istituti scolastici. Ma su tutto questo tema, alla fine io dico lancio un po' una provocazione, una considerazione. Non dimentichiamo che il calo della popolazione scolastica più o meno determinerà una chiusura quasi costante di presti scolastici. Quindi anche qui dovremmo capire su dove investire e magari dove concentrare una popolazione scolastica che si andrà sempre più a ridurre. Senza fare però il ragionamento del sindaco di Castelromito, io però la battuta gliela devo fare, e so che lei ci sta a questo gioco, perché tutti stiamo pensando a quello in questo momento. Però diciamo questo, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia, possiamo augurarci quello che vogliamo noi. Magari non facciamo i centri commerciali per al posto delle scuole. Questa è una ripartenza della natalità, quindi diciamo... Però obiettivamente noi abbiamo oggi la possibilità, con la rilevazione Istat 2024, di stabilire che cosa accadrà nei prossimi anni. Quindi capire quali potrebbero essere anche gli investimenti più prioritari, su che livello scolastico, su quali aree geografiche, questo però penso sia un tema fondamentale. Assolutamente. Perché io purtroppo, e devo dire purtroppo, assisto sempre a quelle... definizioni di programmazione scolare che non tengono conto di un futuro anche immediato. Non stiamo parlando della sfera di cristallo. È un paese in cui le cose avvengono, se arriva il magistrato, allora, come diceva, se ci scappa come il morto, diceva il buon sindaco di Chieti Ferrara, fondamentalmente noi dobbiamo ragionare, interagire e cercare di sintonizzarci un po' su quelle che sono le informazioni per tracciare un percorso possibile, un percorso che chiaramente ci può anche indicare una scuola che non sarà più quella di oggi, perché la tecnologia non sarà indifferente alla scuola. Quindi io ecco perché credo che fondamentalmente dovremo capire come meglio fare. Ve ne dico un'altra, l'ho detto in tante occasioni, no? Noi abbiamo di punto in bianco fenomeni di stop dell'attività scolastica. È successo a Chieti, succede per l'emergenza neve, per l'emergenza alluvione e via discorrendo. Una regola semplice: la DAD deve essere sempre pronta all'attivazione, perché in un attimo e con un SMS, da domani mattina si continua in DAD, ma non si perdono giorni fondamentali. Io dico, l'abbiamo fatto per un anno intero per il Covid e non siamo ancora... Sarebbe d'accordo il personale della scuola? Certo, gli studenti in questo momento mi staranno proprio linciando. Ma noi pensiamo ai loro interessi. Certo, è vero. Credo che siano in disaccordo gli studenti, diciamo, perché alla fine con questo si è salvata la scuola, con la possibilità tecnologica di non fermare, saremmo indietro di un anno in tutti i settori. Quindi sono d'accordo su questa cosa, che bisogna trovare una soluzione perché immediatamente si attivi. E magari fare anche cosa è stato fatto per il sisma del centro Italia. Ogni grande città dovrebbe costruire una scuola jolly, come è successo a Teramo. Ah, ho capito, sì. Dove in casi di emergenza, come a Teramo non è successo, perché altrimenti si è pianificato e si sta facendo. Tra tutti i dati che dobbiamo evidenziare, che nella media nazionale per costruire una scuola, dal finanziamento al collaudo, sono mediamente definiti 8 anni, tranne nella provincia dell'Aquila, dove ciò avviene in... c'è un po' prima, dai. Provincia dell'Aquila 16 anni stiamo ancora nei muri. Quello poi dipende. Ma quello è un caso straordinario. Va bene, abbiamo fatto sin troppe battute sul presidente Caruso, che però è felice perché insomma per motivi calcistici di questi ultimi tempi, poi se andiamo a aprire anche quel settore lì, le polemiche diventano ancora
più il derby no, contro va bene, io vi ringrazio. Abbiamo adesso un po' scherzato alla fine, però abbiamo posto una questione molto importante, molto anche in cui penso che dopo quest'ora abbiamo saputo qualcosa in più sulla complessità soprattutto del problema, perché poi le soluzioni semplici sono buone sui social, ma poi quando bisogna affrontarle nella realtà vediamo che sono un po' più complesse, quindi avere interlocutori in grado di rappresentare i vari punti di vista credo che sia una cosa preziosa per il nostro lavoro ma anche per il nostro pubblico. Grazie, arrivederci, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.